Innovazione digitale è avere delle risorse a disposizione e poi trovare qualcuno che è capace di inventarsi qualche cosa. Il problema, ripeto, è che non puoi sapere prima chi è capace di inventarsi qualche cosa, quindi la sola cosa che puoi fare è mettere a disposizione delle risorse. Quindi in una città come Rimini ci dovrebbero essere dei luoghi con delle risorse digitali, perché stiamo parlando di digitale, e quindi tecnologia, ma anche competenze, anche documentazione, anche hardware, proprio parti meccaniche, cose da toccare e da far funzionare. E chi si sente in grado di farle funzionare dovrebbe avere la possibilità di farlo, naturalmente non monopolizzandole per sé, perché dovrebbero essere risorse, spazi condivisi, però dovrebbe essere in grado di dare un proprio contributo e poi magari su questo contributo altri fanno ulteriori contributi, fanno crescere un'idea. Nessuno arriva con un'idea completamente formata dal nulla, cioè non esistono queste cose. Qualcuno butta lì un'idea, qualcun altro ci costruisce sopra qualche cosa. Dopo un certo periodo di tempo, qualcuno, di solito non quelli che hanno avuto le idee, si accorge che questo conglomerato di cose che sono state create nel frattempo potrebbero sfociare in qualche cosa che serva effettivamente a qualcuno, a qualcosa. È quello che gli americani chiamano startup. Certo, loro partono con un'idea e 20 milioni di dollari. Se mi dai 20 milioni di dollari, l'idea te la trovo anch'io, non è che ci voglia tantissimo. Mancando i 20 milioni di dollari, bisogna veramente avere quel quid in più, quel momento creativo. Però tutto parte dalla possibilità di avere un luogo, un posto in cui un momento creativo si possa concretizzare. Riallacciandomi al discorso di prima, io ci farei intanto un posto, cioè un luogo dove la gente può andare. La mia idea di posto è un posto che non ha un orario specifico, perché sennò sei sempre vincolato dalle. No? Quindi l'assoluto ideale sarebbe un posto aperto 24 a 7. Okay? La seconda scelta sarebbe un posto che avesse un ampio orario di apertura senza una pausa, una chiusura per il pranzo, okay? Per cui dalla mattina presto fino a, diciamo, abbastanza sera. Okay? Dentro, una volta che ci posso entrare, ci posso stare, ci deve essere ovviamente una connessione wifi veramente degna di questo nome, molto molto forte, ci devono essere delle dotazioni tecnologiche, poi bisogna vedere anche che indirizzo si preferisce dare a questa cosa. Dal punto di vista del posto in cui le persone possono stare e farsi venire delle idee, o addirittura fare del lavoro, okay? La tecnologia digitale ha svincolato moltissime professioni dall'avere una sede fissa, un ufficio fatto a forma di ufficio, eccetera, eccetera. Il resto ci ha pensato la crisi. C'è moltissima gente che ha la capacità, ha le competenze per lavorare, ha un portatile, ma non ha assolutamente la possibilità di avere un ufficio. Ecco, queste persone potrebbero, ad esempio, venire in un posto del genere e per una parte del giorno lavorarci. Ho in mente una cosa tipo lo Zifferblatt, che è un posto dove tu vai, non devi pagare niente. C'è il caffè gratis, sostanzialmente tutto è gratis e tu paghi un tanto all'ora, di solito 2-3 euro, una cosa abbastanza ridicola. Stai in un posto con persone come te, parli, ti scambi delle idee e eventualmente, come dire, riesci anche a concludere qualcosa nell'ambito di una giornata. Ci vedrei bene un repair caffè. Ci sono tantissime macchine digitali e non, che diventano desuete soltanto perché il costruttore ha deciso così, ma anche non digitali, anche semplicemente, non so, tostapane, un frullatore. Okay? Queste macchine possono essere riparate da persone che lo sanno fare, che magari si fanno pagare anche un token per il disturbo. Invece di tanti discorsi vuoti sul riciclo, sul riutilizzo, eccetera, eccetera, ecco, scoprire che un banale frullatore invece di 2 anni può durare 5 anni, già sarebbe un passo avanti. E poi ci sarebbe da mettere in un posto come questo un punto di incontro, fare un punto di incontro di competenze, in maniera tale che queste competenze possano venire trasmesse. Sto pensando a dei piccoli seminari, a dei corsi, a degli incontri per varie fasce d'età, per varie tipologie di utenza, non soltanto come dire, virgolette, semplice cittadinanza, anche le aziende possono avere la necessità di avere, tanto per non fare nomi,
un corso di word processing che non hanno mai fatto in 25 anni, perché tanto siccome Word è già installato sulla macchina quando te la do, allora è ovvio che lo sai anche usare. Nessuno sostanzialmente sa davvero usare Microsoft Word o Excel. Sarebbe carino avere un posto in cui uno viene un paio d'ore, impara un paio di cose in più rispetto a quello che ha imparato a martellate negli anni di lavoro. E poi ripeto, se il posto c'è, se le persone ci possono stare e se c'è quel minimo di dotazione, diciamo la wifi, la luce, l'acqua e la macchina del caffè, dove ti permette di stare, di passarci del tempo, poi ognuno ci mette del suo, parli con qualcuno, ti fai venire un'idea, fai un disegno, fai un'animazione, fai una foto, allora io posso usare la tua foto e metterla da un'altra parte, poi montiamo le foto in un video, poi lo postiamo sui social e poi qualcosa. Forse nasce, non si può sapere prima, ma appunto perché non si può sapere prima bisogna trovare il modo di lasciare il tempo alle cose di maturare da sole.